In questa missione Zero G Rider il nostro obiettivo sarà quello di pilotare questo satellite affinché si agganci correttamente alla stazione spaziale. Per agganciarsi eh, utilizzeremo eh, le informazioni che ci vengono fornite da questa eh, fotocamera, in particolar modo il punto di aggancio sarà segnalato da questo sensore luminoso, per cui tramite la nostra fotocamera dovremo eh, acquisire... I vari dati real time e muovere i motori affinché eh, ci si possa avvicinare correttamente, senza sbattere e quindi senza rompere, il satellite eh, direttamente qui sulla stazione spaziale. Ehm, abbiamo a disposizione alcune funzionalità che sono, in particolare, quella eh, del movimento del robot del, del nostro eh, satellite a destra e a sinistra, in alto e in basso, avanti e indietro. Abbiamo la possibilità di calcolare i valori della velocità sui vari assi x, y, z x rappresenta left-right, y forward-backward e z up-down. Abbiamo poi la funzione che ci consente di individuare i valori che ci vengono forniti dalla fotocamera, image data, e abbiamo poi un altro sensore che è di distanza che ci dice quanti metri di distanza, a quanti metri di distanza si trova l'ostacolo, quindi in qualche modo la stazione spaziale. Abbiamo inoltre delle funzioni di utilità che adesso andremo a vedere che ci consentono di calcolare qual è la target velocity, quindi la velocità obiettivo eh, da, ehm, da utilizzare nei vari assi X, Y, Z per far avvicinare correttamente il nostro eh, robot, il nostro satellite, verso l'obiettivo che ci siamo prefissati. Quindi cerchiamo di capire intanto eh, in che modo eh, operare. Analizziamo uno scenario di questo tipo, quindi supponiamo di avere una fotocamera come questa, che ha una larghezza di 8 pixel e un'altezza di 4 pixel, quindi 8x4 è 32. Eh, ogni elemento di questa che ci viene restituito dalla fotocamera, eh, quindi ognuno di questi pixel, avrà una certa intensità luminosa, quella che viene definita come brightness. Eh, quindi il pixel che abbiamo identificato qui in figura eh, si trova eh, nella seconda riga. Quindi la riga numero 1 se partiamo appunto da 0, e la colonna, ehm, la quarta colonna, quindi la colonna numero 3 appunto partendo da 0. Quindi diciamo che la sua posizione all'interno di un array, quindi se consideriamo l'array che ci viene restituito da un'ipotetica funzione, ehm, in realtà la posizione dell'array è data dall'espressione colonna x più riga x per width, cioè la posizione all'interno del vettore. È data da che cosa? Da 3, che è eh, l'indice della colonna, più 1 per 8, cioè esattamente 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, meno 1, 11, proprio perché è zero-based. Per quale motivo stiamo facendo questo calcolo? Perché in realtà all'interno del nostro eh, codice, quello che dobbiamo fare come primo eh, lavoro sarà quello di andare a identificare effettivamente qual è eh, il pixel più luminoso, proprio per individuare quello che è il, eh, il valore, eh, questo valore del sensore luminoso verde, quindi come facciamo a fare eh, questo? Beh, diciamo che dobbiamo fare un ciclo eh, per i che varia. All'interno dell'image width, quindi per tutte le colonne, per j che varia nel range dell'image height, quindi per tutte le righe, vado a calcolarmi la brightness come image data di che cosa? Beh, esattamente proprio di i più j per image width, quindi esattamente quei valori che stavamo identificando eh, in precedenza. Eh, quindi, in questo caso, quello che facciamo è intercettare questo valore di brightness e aggiornare. Eh, il valore eh, di brightness con il valore più alto in assoluto e in particolare aggiornare gli indici i e j corrispondenti al valore del pixel quindi in questo caso quello che ci interessa sarà individuare questi valori i e j corrispondenti a questa x se questa x ci rappresenta appunto il, eh, esattamente la zona con una, eh, intensità luminosa maggiore Poniamoci all'interno di uno scenario di questo tipo, quindi una larghezza di 7 pixel e un'altezza di 5 pixel, e supponiamo che quindi la fotocamera rilevi l'intensità più, lumi... più alta di luce in questo punto X, quindi colonna 2, riga 1, quindi identifichiamo questo con la coppia di valori 2 1 in questo modo. Quello che dovremmo fare a questo punto, il nostro obiettivo sarà quello di fare in modo tale che questa X si posizioni al centro. In modo tale che appunto ci, eh, ci stiamo muovendo nella, eh, nella modalità corretta verso la stazione spaziale, quindi eh, posizionando la x al centro della fotocamera. Per fare questo, quindi cosa dobbiamo fare? Eh, sostanzialmente dobbiamo eh, spostarci verso l'alto e verso sinistra, quindi avviare il motore di sinistra e avviare il motore verso l'alto in modo tale che si possa eh, portare questo verso la posizione centrale. Quindi, se questa è l'asse x e questa è l'asse z, spostarci in qualche modo verso sinistra, verso l'alto significa verso le x negative e verso le z eh, positive. Nel momento in cui abbiamo eseguito questo spostamento, quello che succederà sarà che la nostra X si potrà spostare eh, beh, in una di queste posizioni, quindi si potrebbe trovare ancora spostata qui verso eh, la zona di alto sinistra, oppure potrebbe trovarsi al centro, oppure potrebbe trovarsi qui in basso a destra. A seconda del, del nuovo posizionamento che viene assunto, dobbiamo in qualche modo continuare a cambiare il posizionamento dei motori in particolare se si trova in posizione 1 devo continuare ad azionare il motore in alto a sinistra in posizione 2 devo fermare sostanzialmente il tutto e quindi devo dare un impulso in destra verso destra e verso il basso in modo tale da eh, creare una sorta di contraccolpo e quindi fermare il nostro eh, satellite se si trova in posizione 3 devo azionare proprio il motore in basso a destra e questa operazione deve essere in qualche modo ripetuta successivamente, proprio perché in qualche modo eh, man mano che faccio questi spostamenti eh, il nostro satellite oscillerà intorno a questa posizione centrale. Ehm, il nostro codice ci fornisce delle funzioni di eh, utilità, che sono eh, le target, il calcolo delle target velocity, eh, data la best t e la best j, e la target velocity y, dato la distanza che ci viene fornita dal distance sensor. Quindi in qualche modo io quello che posso andare a fare è andare proprio a calcolare questi, eh, questi valori, eh, andando a pescare quindi i valori di i e j, che ho individuato in precedenza, e quindi sull'asse x utilizzare la get target velocity x di i, sull'asse z la get target velocity di z, eh, j. Per quanto riguarda y invece sarà get target velocity y, robot distance sensor e quindi in questo modo riesco a avere quelli che sono i valori di target cioè il valore istituito dalle funzioni target dovrà essere confrontato con che cosa con quella che è l'attuale velocità del satellite perché il satellite si sta muovendo a una certa velocità e quindi qualora il target è maggiore rispetto a quello rilevato occorre azionare il motore nella direzione positiva dell'asse particolare, asse X, motore di destra, asse Z, motore in alto, asse Y, motore in avanti. Quindi ripetiamo, vado a calcolare la target velocity, otterrò un determinato valore, questo valore va confrontato con il valore della velocità attuale del nostro eh, satellite e se questo valore è più alto rispetto al, al valore eh, che è stato rilevato fino a quel momento, dovrò azionare i corrispondenti motori, di destra sull'asse X, in alto sull'asse Z, in avanti sull'asse Y.